Francesca, 2, 1, prima. Ho aperto la finestra e c'era un sole fantastico e mi sono detta: Franci, sei proprio una ragazza fortunata, perché sto bene fisicamente, mi sento proprio in pace con me stessa, e al giorno d'oggi non è così semplice. Quindi ho pensato a questo. Poi volevo fare una corsetta e invece mi sono presa un po' di tempo per me stessa, sono stata a casa, ho fatto un po' di esercizi di meditazione e poi ho iniziato la giornata. Non posso uscire sicuramente di casa senza una bella borsa capiente con tutto l'occorrente, lucida labbra. Noi donne nella borsa ci mettiamo di tutto, quindi una bella borsa capiente, poi gli occhiali da sole, anche se non ho gli occhi azzurri, però la luce è troppo forte, mi dà fastidio. E la terza cosa in assoluto, un paio di scarpe comode per fare delle belle passeggiate in giro per la città. Beh, quando sono nello spogliatoio mi piace osservare le sensazioni e guardare le mie compagne più giovani, che magari sono più in difficoltà, sentono la pressione, cercare di sdrammatizzarlo un po', che perché anch'io sono stata giovane e anch'io ho sentito certe emozioni, però mi piace cercare di fargli vivere qualsiasi momento nel miglior modo, e quindi di farle capire quanto è importante, quanto è bello quel momento lì. Nella mia carriera di sfide ne ho fatte tante, e quella che ricordo, l'ultima, è stata che dovevamo giocare la Champions League con Casalmaggiore. Io sono stata per un mese e mezzo infortunata alla spalla, ho avuto un infortunio abbastanza grave, però era talmente tanta la voglia di giocarmi la mia sesta Champions League e vincerla, che fatto di tutto e alla fine abbiamo vinto la Champions League, e mi hanno dato anche il riconoscimento come miglior giocatrice del torneo, quindi devo dire che è stato un momento pazzesco. Ma non dobbiamo essere per forza delle amiche, ma l'importante è cercare di lottare tutte insieme e di aiutarci e cercare di prendersi per mano per raggiungere l'obiettivo che ci siamo fissate. Questo è sicuramente la cosa fondamentale in un gruppo. No, mai. Però c'è stato un momento che è stata davvero difficile, la sconfitta a Pechino contro gli Stati Uniti durante le Olimpiadi, perché semifinale abbiamo perso e quindi non siamo andati in zona medaglia. Quello è stato proprio un momento difficile per me, perché ci credevo tanto che la nazionale in quegli anni si stava vincendo tutto, mancava solo le Olimpiadi e non è andata, però mi è servito dopo un po' di giorni per usare ancora più le unghie per cercare di vincere qualcos'altro.